che il sindaco ci sta aspettando. Ora ci dirà un'altra volta, io rispetto la vostra libertà di espressione, rispetto la vostra protesta. Io sono con voi, io vi capisco, sono aperto a tutte le soluzioni, ma ragazzi, mi parlo le palle! Il mercato non si tocca, il mercato non si tocca, tutti! Il mercato non si tocca, il mercato non si tocca! Sindaco! Il mercato non si tocca! Il mercato non si tocca, il mercato non si tocca! Forse prima di andarsene col suo compagnetto di merendare, forse vuole distruggere l'unica cosa buona che c'è. Ci manda lui alla 167, ci manda lui, solo lui può mandare là. Sindacetto, ci mandi tu. Noi non abbiamo niente a che fare con la 167. Ah, ci manda il Pittavero, ci manda Caruti, ci manda il Pittavero che è innamorato di questa zona, ci manda lui che è innamorato di quella zona. È innamorato, vero, è innamorato. Sindaco, questo è dell'atletico, sindaco, e c'è venuto ci muti tu, la, un giovedì ci muti tu, che non respira più, povera gente, 30 persone, perché non si alza il popolo contro questa gente, contro queste persone che ci governano? Perché non si alza il popolo? Perché ci facciamo chiamare pecoroni? Noi non siamo pecoroni, noi ci siamo alzati stamattina alle 5 con la testa per difendere il nostro lavoro e siamo qui per difendere il nostro lavoro. Comunque siano i giudizi della gente. Chi ci dice statevi a casa? Chi ci dice tornatevene a Catania? Vogliamo lavorare! No, noi siamo qui per il nostro lavoro, 30 anni che siamo qui. Siamo lavoro! Siamo qui e non siamo forastieri. Apparteniamo a quella bandiera tricolore. Non siamo stranieri. Rendini, siamo con te! Tu devi essere con noi! Popolo di Rendini! Il mercato non si tocca! Il mercato è storico! È storico! La, 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 la,
fuoco. Scendete con noi in piazza, scendete popolo, scendete, scendete, fatevi sentire popolo. Comitato di Rendini, fino alla fine! Fino alla fine! Fino alla fine! Il mercato non ti tocca, il mercato non ti tocca! Il mercato non ti tocca, il mercato non ti tocca! Il mercato non ti tocca, il mercato non ti tocca! Il mercato non ti tocca, il mercato non ti tocca! La papà! E cosa fanno? Si alzano, la prima cosa da togliere, che cos'è? Non vende? Ma il mercato storico di Lentini, che non so per quanti, magari qualcuno lo odia, perché c'è gente che odia proprio la sua stessa esistenza, c'è gente che ha, che gli dà fastidio il cane della vicina, a qualcuno gli dà fastidio il mercato, a qualcuno gli fa antipatia anche il primo che incontra per strada, ma questo qua ci ha fatto antipatia il mercato. Quindi ce lo togliamo di qua, lo mettiamo là, magari con quei profumi di, che oggi sono, ho visto un pochettino di profumi che uscivano dalla strada, lo mettiamo qui in questo mercato, che magari con questi aromi la gente che viene a visitare questo mercato, prima di arrivare al mercato si fa questi belli, bella strada tutta con la fogna a cielo aperto, si prende una boccata di ossigeno e poi va a comprare le mercanzie, va a comprare la frutta. Perché qui non è igienico, questo posto non è igienico, non ha un'organizzazione, quindi spostiamolo lì che non c'è neanche. In pratica ci siamo accorti che neanche quel luogo ha un'autorizzazione igienico-sanitaria, ma come fa un'amministrazione davanti a tutto ciò ad andare ancora avanti e non avere paura? Capisco che ormai i politici non hanno paura perché sanno che la giustizia è così lenta, che nel frattempo che arrivano a loro possibilmente sono anche nonni e sono anche in pensione, per questo tutta questa arroganza, perché sanno che loro alla fine la spunteranno sempre sul popolo, perché si fanno le leggi, perché si mettono dentro questo palazzo inattaccabili per noi cittadini, inattaccabili per noi operai. Loro che noi con lo stesso voto che gli diamo potere sulla nostra vita, sulle nostre finanze, sul nostro lavoro e sul futuro dei nostri figli. Noi diciamo basta, 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 ridateci il nostro lavoro, ridateci il nostro lavoro, amministrazione. Sindaco, fai un passo indietro, fai un passo indietro, il popolo e gli operatori te lo chiedono di fare un passo indietro affinché ognuno giovedì prossimo non sia qui a parlare, ma sia a lavorare. E poi dopo ci sediamo a un tavolo tecnico per poter fare un mercato che non si toglie più, non ce ne soldi. E allora che facciamo? La paghiamo noi per tutti, perché non vi siete mangiati tutti i soldi, avete sperperato denaro e ora paghiamo noi per tutti. Che dite voi amministrazione? Che dite? Siamo noi il problema, lo risolvete solo con noi. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, vediamo se il sindaco ha questa gentilezza ancora una volta di ascoltarci. Scenda con noi signora! Il mercato del popolo, non del sindaco! Paolo sindaco! Manifestate con noi!